Grazie a tutti per essere intervenuti alla presentazione di questo volume edito da Artem, Maurizio Valenzi Disegni. Un volume che accompagna la mostra che in questo momento nella sala della biblioteca nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore in cui ci troviamo, ed è quindi un catalogo, un volume che vuole accompagnare un progetto culturale della Fondazione Valenzi, non risolvendolo soltanto con una esigenza di natura espositiva, ma anche con una riflessione che possa essere di natura un po' più analitica e che prenda in considerazione quindi la produzione grafica di Maurizio Valenzi nella sua complessità e nella sua diversità. È un catalogo quindi che include anche quella parte della produzione che non troverete appunto in mostra, la mostra che abbiamo inaugurato lo scorso 7 settembre e che chiude appunto oggi con questa presentazione, perché è un catalogo che contiene anche parte della produzione relativa alla attività, come dire, politica, quindi a quegli squarci, a quegli affondi sui personaggi e sulla vita politica dei decenni in cui Maurizio Valenzi è stato protagonista non solo appunto non solo in Tunisia, dove l'attività politica di Maurizio Valenzi era legata appunto a un'attività di frontiera, potremmo dire, un'attività che ha comportato anche una condanna all'ergastolo, ma un'attività poi politica che si è potuta manifestare all'interno delle sedi istituzionali italiane, ma anche europee. E abbiamo ritenuto che la mostra non dovesse in questo caso contenere quella parte della produzione, perché si era già dato ampio spazio lo scorso anno in occasione della mostra che si è tenuta al PAN, Palazzo delle Arti Napoli, sempre appunto ideata e curata dalla Fondazione Valenzi, accompagnata dalla mia curatela. Il catalogo contiene degli approfondimenti che abbiamo richiesto a autori che potessero appunto offrire una visione complessiva dell'attività di Maurizio Valenzi, artista. E prima ancora però di introdurre al percorso di questa attività, vorrei appunto innanzitutto passare la parola a Lucia Valenzi, presidente della Fondazione Valenzi, che vorrà appunto farci i suoi saluti e anche lei dirci un po' le ragioni di questo incontro. Sì. Dunque, innanzitutto voglio ringraziare veramente di cuore tutti quelli che sono convenuti qui. Credo che sia importante il fatto che siamo riusciti, ecco, in un contesto che ora è sempre più complicato per via del virus, siamo riusciti a portare a termine un progetto che è quello sia della mostra che del catalogo, perché in effetti non è stato semplicissimo, ecco. È stata una cosa abbastanza complicata. Io spesso in questo periodo dicevo, avevamo fatto insieme, sempre con Olga e con l'aiuto anche decisivo della edizione Artem, avevamo fatto questa mostra antologica a Roma nel 2012 con tanti quadri, decine e decine di quadri che venivano da varie parti, pure dall'estero, e non ci è costata tanta fatica come fare questa mostra di semplici disegni che si dovevano spostare da una piazza all'altra di Napoli. E complicazioni che non so raccontarvi di tutti i tipi. Però quello che credo che abbia un valore, insomma, è il fatto che pur in questa emergenza così grave siamo riusciti a farlo, e rispettando appunto le regole. Quindi, come anche l'incontro di oggi, voi
sapete che c'è stata tutta una storia perché di polemica, insomma, col Comune di Napoli, perché queste sale che sono state bellissime, che sono qui al primo piano, sono state aperte a mostre, convegni, eccetera, però in dispregio notevole del problema della disabilità e delle barriere architettoniche, perché la soluzione all'origine è una soluzione sbagliata, quella di sistemare un montascale che poi per la metà sta alle intemperie, quindi è pronto a guastarsi alla prima occasione. Ma poi quello che è stato un po' offensivo è stato il disprezzo della cosa, insomma, che poi avevamo questo incontro di oggi, e ci è voluto una mobilitazione. Però io questo voglio anche però dire, che veramente, come ringrazio voi della vostra presenza, ringrazio tutti quelli che si sono mossi, e sono stati veramente tantissimi che hanno tempestato il comune, hanno fatto una pressione enorme, magari una pressione per una piccola cosa, però è significativo, perché hanno dimostrato che certi temi riscuotono un'attenzione, una sensibilità, anche al di là del fatto di essere disabile o di essere un parente di un disabile. È una questione di civiltà, insomma. Vabbè, però non voglio farvi perdere tempo. Sono molto felice poi che sia stato completato questo catalogo, che insomma è una cosa, ecco, che resta, cioè al di là, diciamo, della mostra, che ormai oggi è l'ultimo giorno, ormai sarà smontata, però appunto è una cosa che può andare nelle biblioteche, che può essere utile, e quindi con questo concludiamo un percorso, perché avevamo fatto questa antologica a Roma con i quadri, abbiamo fatto l'anno scorso i disegni, che erano gli schizzi politici, per così dire, i ritratti di personaggi politici o i momenti della sua vita politica, e ora con questo abbiamo questo sguardo un po' più intimistico, un po' più personale, un po' più su di noi famiglia, sugli amici, sui paesaggi, insomma, della sua attività, insomma, anche rispetto al teatro, alla musica. E quindi a questo punto forse abbiamo dato un quadro. E naturalmente, appunto, io un po' la mission della fondazione è stata, cioè è quella anche di valorizzare la figura di mio padre, però non vuole essere una cosa commemorativa, chiusa in se stessa. Infatti, ecco, 100 anni in compagnia, nel senso che state sempre tante altre persone, è stata una vita di relazione, insomma, no? Quindi anche un momento della vita della città, insomma, come anche la collezione che sta al Maschio Angioino, e anche qua devo dire che il comune disprezza, non mi dà la guardiania, non si riesce a tenerla aperta, eccetera. Anche quella è un po' una rappresentazione di un periodo, di momenti della vita di Napoli. E quindi niente, vi ringrazio e basta. Questi ringraziamenti si aggiungono poi anche dei ringraziamenti speciali ai due relatori che hanno scelto appunto di accogliere il nostro invito, l'invito di Lucia Valenzi, della Fondazione Valenzi, il mio invito a presentare questo lume oggi. E sono Giulio Baffi e Stefano De Stefano. Ovviamente per me è un onore particolare, perché io insegno all'Accademia di Belle Arti di Napoli, e quindi ho la fortuna di avere il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli che presenta un volume da me curato, anche Stefano De Stefano è un collega docente di storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti. Sono due figure notissime in città, due firme importanti dei quotidiani, La Repubblica, rispettivamente La Repubblica e Il Corriere del Mezzogiorno. Sono studiosi, critici d'arte dello spettacolo, quindi diciamo non c'è una non devo andare oltre nella presentazione di due studiosi e critici ben noti in città e non solo. La presenza e la scelta quindi di queste due figure per nulla diverse, ma appunto assolutamente complementari secondo me,
vengono dalla esigenza di riportare il discorso di Maurizio Valenzi, artista, all'interno però di un contesto culturale, ma anche di cultura politica che ha attraversato la sua vita, perché è impossibile parlare di Maurizio Valenzi artista senza tener conto appunto della sua, del suo impegno e della sua attività in città, anche come promotore di molte iniziative di cui ancora noi oggi, a cui oggi appunto partecipiamo, pensiamo ad esempio all'estate a Napoli. E quindi la richiesta della presenza, l'invito fatto appunto a Giulio Baffi, nasceva proprio dal desiderio di ascoltare attraverso le sue parole, attraverso le sue riflessioni, questo percorso che Giulio Baffi conosce bene, sia Giulio Baffi che Stefano De Stefano, quando hanno visitato il giorno dell'inaugurazione della mostra, hanno mostrato una seria e una sincera partecipazione, certamente commenti di natura storico-artistica non sono mancati, ma è certamente la figura di Maurizio Valenzi, questa figura così poliedrica, questa figura così interessante da affrontare e da analizzare, che hanno spinto Lucia e me a immaginare appunto che Giulio Baffi potesse introdurci un po' in questa dimensione culturale e politica di cui tanto sa. Grazie. Non è semplice. Grazie Lucia, grazie Olga, ma grazie anche a Mimma Sardella, a Federica De Rosa che hanno costruito questo percorso. Permettetemi però di fare un piccolo intervento prima di questa mostra sulla capacità di Lucia di far battaglia e sulla necessità di aderire a queste alcune perlomeno urgenze di battaglie, che diventano qualcosa di molto più ampio che semplici battaglie civili, sono battaglie culturali e civili, sono battaglie importanti. E sono riflessioni. Perché quando Lucia ci dice che in questo posto meraviglioso è difficile accedere, noi dobbiamo porci il problema della necessità che in questa città, ma io dico in questa nazione, ci si ponga il problema dell'uso degli spazi che possediamo. La quantità di spazi che in questa città non è utilizzata o utilizzabile, io ritengo sia scandalosa. Gli urbanisti, gli architetti, gli storici degli spazi devono essere presenze capaci di dare una svolta, non dico moderna, ma contemporanea alle necessità della nostra vita civile. Gli spazi non possono essere non accessibili, deve essere una regola non discutibile. È più importante, qui mi permetto di entrare in una aerea polemica con chi conserva e tutela, è più importante che tutti accedano o più importante che l'architettura sia perfettamente rispettata rispetto al passato remoto? È una scelta, facciamo un referendum, dobbiamo referendare anche questo. Non è sopportabile che gli spazi che hanno un valore storico e possono essere utilizzati per iniziative culturali non siano utilizzabili. Si dovrà trasgredire a qualche altra cosa. Trasgressione ben più grave è che non siano utilizzabili. Non fa niente. Se no saremo nelle caverne. Io sono rispettosissimo della meraviglia, è chiaro che non metto un siluro al centro della chiesa, ma in qualche modo sa da fa. Non sono io che lo devo studiare, mi rimetto a chi lo deve studiare, ma esigo nella battaglia di Lucia per la vivibilità di questa città, esigo che chi ha titolo, merito, competenza e capacità faccia squadra e qualcuno però lo ascolti e vada avanti. Chiudo l'argomento.
chiudo l'argomento per aprire un argomento che mi sta molto a cuore e mi ha appassionato, dico francamente, perché questa città, questa mostra, poi vi vengo a dire perché mi sono emozionato e come e quando, in che modo, e poi mi sono riemozionato guardando questo catalogo che è parallelo ed ampio più che la mostra, per necessità e per virtù. Una città come Napoli ha una storia che tutti quanti conosciamo, condividiamo, viviamo, e i suoi sindaci hanno lasciato dei segni in questa città, dei segni forti. Troviamo i nomi nelle piazze o nei libri o sui giornali, andiamo a fare le ricerche e troviamo, ognuno ce lo ricordiamo per un segno lasciato in qualche modo. È singolare ed è importante, ripercorrendo la storia di questa città, capire quanta parte, è stupore, mi permetto di dire, capire quanta parte questo signore Maurizio Valenzi ha lasciato nel segno di questa città. Non guardiamo la mostra, non guardiamo questo libro, chiediamoci e chiediamo. Maurizio Valenzi continua ad essere presenza anche, e questo è strepitoso, senza la mostra, anche senza questo libro. Questo libro diventa uno stupore successivo, perché dici, è possibile mai che la testimonianza di questo straordinario personaggio che ha attraversato la storia di questa città possa poi realizzarsi in un intersecarsi di altre straordinarie presenze, di un tempo, di una temperatura, di una storia, di quel che abbiamo vissuto, degli incontri che ci sono stati, di che tipo di incontri si sono realizzati in questa città e fuori di questa città. Quindi che tipo di, oggi si dice link naturalmente, che tipo di ponti sono stati costruiti prima che Maurizio fosse sindaco di Napoli, perché l'idea della costruzione del ponte culturale e quindi emozionale, quindi estetico e quindi, Maurizio ce l'aveva in testa, è chiarissimo. Basta vedere le opere che ci stanno in questa mostra e capiamo subito, immediatamente, quello che dovremmo già sapere perché abbiamo seguito la storia della città, una storia degli incontri, dei gemellaggi, delle somme, dei confronti, per quanto mi riguarda dei confronti culturali. Parlavo ieri con un giovane amico che si poneva il problema del peso specifico di quello che è il mio territorio, del teatro di questa città. Diceva, perché voi avete vissuto dei momenti, il problema è che noi abbiamo vissuto dei momenti politici ed amministrativi in questa città in cui il confronto costringeva all'apertura, il confronto costringeva a sviluppare una sana competizione, ma una competizione, quindi un alzare, la necessità di un alzare l'asticella sempre più alta, sempre più alta, sempre più alta, senza l'angoscia però dell'asticella alzata perché dobbiamo essere i più bravi, perché dobbiamo avere le coccarde dell'essere i migliori e del rispondere non accettiamo lezioni. Le lezioni le abbiamo avute, Maurizio ce l'ha impartite, l'abbiamo ascoltate, è stata una storia di questa città importante, importante dove il confronto e le presenze cittadini all'interno della città e fuori della città venivano continuamente praticate,
Come lo affermo? Lo affermo grazie a Dio perché ho la memoria, ma lo affermo perché poi guardo qua e guardo queste pagine e le tiro fuori tutte. Io non entro, perché altri lo potranno fare, lo fanno, non ho titolo per entrare nel merito. Posso dire, sono belle, mi emozionano, mi piacciono. E me ne è piaciuta naturalmente la prima che ho visto, dicevo che ci sono dei motivi. Sono entrato e ho trovato un ritratto di Paolo Ricci, che è stato il mio grande maestro, che ringrazio oggi come ringrazio tutti i giorni che qualcuno mi dice che bel pezzo hai scritto. Capita ogni tanto, non sempre. Però quando capita è Paolo Ricci che io ringrazio. Non perché io abbia lavorato ad imitazione, non perché quella classe di intellettuali che si poneva il problema del rapporto con la città e con i giovani, e quindi Paolo Ricci, e quindi Maurizio Valenzi, e quindi stanno qua dentro, e quindi tutti quelli guardavano anche ai giovani, stanno qua dentro i giovani. Stanno qua dentro, insieme ai non giovani. E guardavano per essere maestri, non maestri supponenti, maestri di indicazione, maestri di informazione. E nello stesso tempo, e qua dentro sempre ci stanno, osservavano e avevano la capacità di osservare ed ascoltare. E qua arriva lo stupore assoluto, perché poi Maurizio Valenzi nel frattempo, oltre a osservare, fermava l'osservazione in qualche cosa. C'è chi quando sta a una riunione pensa ai fatti suoi, chi pensa a che fare, che pensa, ma Maurizio ascoltava e trasformava questo ascoltare in sguardo e trasformava questo sguardo in qualcosa che veniva. Io ero vaglione. Quando ci stava Valenzi, tutti stavamo lì, aspettavamo uno che lui intervenisse per dirci, alimentare la polemica o sanare un equivoco o un contrasto. Le riunioni nella federazione, come in un qualsiasi altro luogo, se c'era Maurizio Valenzi, avevano un significato, un peso specifico forte. Le nostre riunioni, dice, poi ci rivediamo che viene anche Maurizio Valenzi. Ma la nostra emozione, curiosità, quello che vogliamo, chissà se mi ripiglia, chissà se mi disegna. Altro che fotografo, perché non solo ci fermava l'attenzione su qualcuno di noi, ma ce la restituiva in un modo sorprendente. Anch'io ho il mio Maurizio Valenzi amatissimo. Non lo so quando, poi c'è la data, ma non mi interessa quello. Non so a che punto della mia frequentazione con Maurizio Valenzi è arrivato finalmente la volta in cui questo signore così attento ha deciso di fermare, chissà perché, quel giorno e non un altro giorno, la settimana prima, un mese prima, un mese dopo, forse, l'attenzione della mia faccia e della mia partecipazione alla vita cittadina. Certè che Valenzi ha fatto tutto questo e fortunatamente oggi lo possiamo vedere ricostruendo una storia civile italiana in collegamento stretto con la storia civile di questa città. Storia civile significa anche politica, ma non soltanto politica, significa qualcosa di molto più complicato, complesso e bello. Quindi io di questa mostra sono partecipante con ammirazione, con stupore e con gratitudine alla storia di Maurizio Valenzi.
che per quanto mi riguarda non solo ha dato attenzione a cose pensate, a qualcosa invece no, la storia è quella che è, ma ha costruito per quanto mi riguarda passaggi importantissimi della mia formazione, della mia crescita e della mia testimonianza. Posso dire uno tra tutti, possiamo dirlo perché lo conosciamo chiunque, l'idea e la pratica dell'estate a Napoli. Non era una semplice occasione di mettere insieme chi a Napoli aveva desiderio o esigenza di affermare la propria esistenza, perché se no non c'è altro modo e non siamo nessuno. No, era un'esca gettata al confronto culturale. Così è nata l'estate a Napoli. Era una sfida, così è nata ed è cresciuta l'estate a Napoli di Maurizio Valenzi. Non era così si stanno buoni e non mi rompono l'anima, tanto per essere chiari. Era aumentiamo il confronto, non polemico, costruttivo. Questa era l'idea che muoveva, per quanto mi riguarda, il lavoro di Maurizio Valenzi nel campo culturale. E permettetemi allora di chiudere dicendovi un attimo, che lo capirete, l'emozione grande in un certo punto di tutta questa mostra, di queste cose, che naturalmente riguarda la parte del teatro, perché poi sorprendentemente questo è viva il tempo di osservare il teatro, il tempo di osservare il panorama, il tempo di osservare la città e documentare i cambiamenti e documentare le crescite di questa città, di quello che vedeva dal suo passato più lontano, più remoto, quello che naturalmente noi non conoscevamo e apprendevamo. Una generazione che ha partecipato a tutto questo è stata la mia. Quando Maurizio Valenzi, con mia sorpresa enorme, accettò di fare le scene, di disegnare i bozzetti per Uomo e Galantuomo. La mia sorpresa fu enorme quando Melina Balsamo, che era l'anima laboriosa della cooperativa Gli Ipocriti, allora mi disse: chiedo a Maurizio Valenzi se ci fa le scene. Ma sarai pazza, c'è altro a che pensare. Maurizio Valenzi mi ha detto che farà le scene. Beh, qui ci sono noti. La regia era di Ugo Gregoretti. Maurizio Valenzi, come per tutti questi ritratti che stanno in bell'ordine qua dentro, altrove, via, in giro, ognuno lo tiene, aveva centrato il motivo per cui, l'attenzione che, il pensiero che forse stava dentro, e ci dà dei bozzetti straordinari, non solo riuscendo a interpretare l'umore di quel magnifico regista che era Ugo Gregoretti. Quindi che cosa Ugo Gregoretti aveva in mente? Così non capita sempre che si creino dei bozzetti che ti rappresentano lo spettacolo che poi vedrai. Non è la fotografia del dopo, è l'anticipazione del prima. E qui c'è l'umore che Ugo Gregoretti intendeva mettere in quello spettacolo e c'è quello che gli attori, c'è uno Iavarone strepitoso, che gli attori sarebbero stati in scena, disegnati prima che prendesse corpo lo spettacolo, prima che prendesse corpo. Beh, questa cosa per me è stata un'emozione enorme, oltre che un godimento, quando vidi, ora che li ho ritrovati, per me è stata una gioia, quando vidi nello studio degli Ipocriti i bozzetti di Maurizio Valenzi, una sorpresa, una gioia, un'emozione ancora superiore allo spettacolo che poi andai a vedere. E di questo naturalmente e di altro sono grato a questa mostra e a voi che avete realizzato questo libro. Grazie.
ma sei tu questo. Piccolo ricordo, quando andammo pure tutta la famiglia a vedere la prima alla Pergola di Firenze, Ugo Gregoretti lo presentava, lui aveva 82 anni, dice: vi presento questo giovane scenografo esordiente, perché è la prima volta che faceva. Era una volta manco un giovane esordiente. Ringrazio Giulio Baffi perché la sua testimonianza è esattamente quella che speravamo di ritrovare. E io non ho conosciuto Maurizio Valenzi, quindi ascolterei ovviamente per ore, come già accade ogni volta che ci confrontiamo, Lucia ed io, e lavoriamo per ore anche notturne alla mostra e al catalogo. Per ore appunto ascolto volentieri questi racconti, che non sono appunto aneddoti personali, ma rientrano in una storia collettiva, in una storia di una comunità, e quindi capisco quanto sia possibile distinguere tra un periodo precedente a Maurizio Valenzi e una storia di Napoli invece successiva a Maurizio Valenzi. E certamente iscrivere l'attività artistica di Maurizio Valenzi all'interno della storia politica è molto complicato, perché sono frequenti le rinunce che Maurizio Valenzi ha dovuto operare per una coscienza civica e politica che ha preso sempre il sopravvento rispetto invece a quello che lui spesso dichiarava: io volevo fare il pittore. Quindi è un artista prestato, ma molto ben prestato appunto alla politica, e di questo gli siamo assolutamente debitori. Chiedo appunto a Stefano De Stefano di raggiungerci, e vi annunciavo appunto che anche, vi anticipavo che anche quando Stefano ha visitato la mostra lo scorso 7 settembre si mostrava assolutamente meravigliato, no, di questa produzione così varia. Non è possibile riconoscere uno stile, ci dicevamo, non è possibile parlare di periodi per l'attività grafica, per la produzione grafica di Maurizio Valenzi, eppure lì riconosciamo tutto un mondo, riconosciamo tutti i riferimenti, sono riferimenti molto chiari e che poi vengono risolti con una cifra assolutamente personale. E quindi mi fa molto piacere che Stefano abbia accolto l'invito proprio a parlarci di questo, sempre con uno sguardo però a quel tessuto cittadino che anche Stefano conosce molto bene. Ho già fatto un articolo. Sì. Sì, come Giulio non nascondo una certa emozione nel parlare di queste cose, anche perché è una forma di riattraversamento anche delle proprie esperienze personali. Io sono un po' più piccolo di Giulio, ma ho conosciuto Maurizio Valenzi quando ero iscritto alla Federazione Giovanile Comunista, e quindi ho avuto occasione, diciamo, negli anni 70 di partecipare a riunioni o comunque di essere all'atere poi dell'attività, soprattutto di estate a Napoli, quando incominciai proprio giovanissimo a collaborare con le pagine napoletane dell'Unità, e quindi fu proprio quello il momento in cui il rapporto fu più diretto, ovviamente, visti anche i campi di competenza. Ma al di là di questo, io credo che questa mostra e questo volume, ancora forse più perché, come dire, scripta manent, è un qualcosa che rimane a nostra disposizione e che credo possa essere un utilissimo punto di riferimento da cui ripartire, perché, come si è detto sinora, Olga l'ha ribadito, non c'è da girarci troppo intorno. Questa operazione ripropone una questione fondamentale, secondo me, cioè quella del rapporto tra l'arte e la politica, che è una questione che ha attraversato in maniera dirompente tutto il XX secolo, è il problema del Novecento, e che in qualche modo ha vissuto una forma, se vogliamo, anche un po' meccanicistica, evoluzionistica, che era propria, se vogliamo, nel pensiero più complessivo della sinistra, e cioè che la marcia verso quel famoso
Sol dell'Avvenire fosse, come dire, inarrestabile, no? Ci portasse inevitabilmente alla fine al successo. E l'arte ha, come dire, si è relazionata con questa idea, accompagnandola, criticandola, talvolta addirittura mettendola in discussione o negandola, ma sapendo che, diciamo, il punto cruciale di quella storia, punteggiata peraltro da eventi terribili come rivoluzioni e guerre mondiali, ovviamente non poteva fare a meno, no, di essere, come dire, il parametro assoluto di questo pensiero culturale che si muoveva in piena sintonia con le aspettative, diciamo, di una trasformazione sociale e politica. Ora, tutto questo ha una storia, ma anche una durata, perché invece un po' tutti noi ci siamo resi conto che intorno agli anni, diciamo, ai primi anni Ottanta, questo tipo di utopia cominciava un po' a franare da una serie di punti di vista. Però non erano smottamenti, se vogliamo, legati ad un evento in particolare, ma probabilmente a una difficoltà a riscrivere, come dire, proprio i paradigmi di una nuova idea di sviluppo e di raggiungimento di determinati obiettivi di carattere sociale che questa parabola di fatto aveva consumato attraverso la sua stessa storia. Tant'è vero che io ho sempre identificato con il postmodernismo, no, una specie di croce messa su a questa idea evoluzionistica dell'arte come impegno politico. Ora, la cosa più terribile, secondo me, sta nel fatto che da quel momento in poi il problema non solo è stato rimosso, ma in qualche modo è stato addirittura osteggiato. Cioè, da parte anche di alcuni che erano stati protagonisti di questa vicenda, c'è stata quasi una corsa a, come dire, a sbarazzarsi degli abiti sporchi che andavano messi in soffitta, perché bisognava riciclarsi nell'idea di una modernità che poi non si sapeva esattamente dove ci avrebbe portato. Oggi purtroppo qualcosa in più lo sappiamo dove ci ha portato, ma che faceva parte di quel picconamento generale con la quale, come si dice in termini popolari, era stato buttato, come dire, il bambino con l'acqua sporca, e quindi si era fatta piazza pulita invece di un patrimonio assolutamente unico, soprattutto qui da noi in Italia, di impegno, di passione, di lotta, di evoluzione verso quell'idea gramsciana dell'intellettuale collettivo che era stata la grande forza, no, della sinistra italiana e che credo Maurizio Valenzi interpreti e impersoni nella maniera più limpida, chiara, netta, proprio un esempio da portare a chi ponesse una domanda: che cos'era l'intellettuale collettivo? Cos'era l'idea di una capacità di impossessarsi, come dire, di una capacità di lettura critica e culturale che attraversasse diagonalmente tutti i livelli sociali fino a quelli più bassi, più diseredati? Ecco, ucciso l'intellettuale collettivo, con responsabilità molto forti anche delle stesse eredità di quella sinistra, oggi abbiamo il panorama, diciamo, di disfacimento, diciamo, stratificato, assolutamente difficile, se non impossibile, da ricomporre in un'idea di società unitaria che abbiamo qui in Italia, poi tra l'altro a Napoli forse ancora in maniera più chiara. E allora di questa esperienza in cui Maurizio, lo chiamo così perché quando eravamo alle manifestazioni invocavamo il suo nome, non il suo cognome, era come un fratello più grande, per quanto ci fosse un abisso di età, ma appunto Maurizio era il modo in cui ci relazionavamo tutti quanti con lui. Ecco, Maurizio ha rappresentato questo percorso e la cosa interessante secondo me è che non lo ha fatto appunto scandendolo con adesioni sistematiche a gruppi, movimenti, fasi dello sviluppo della storia dell'arte. Lo ha fatto partendo da una sensibilità intuitiva, unita anche ad una oggettiva capacità manuale che aveva tra l'altro potuto, come dire, esercitare anche negli anni della sua formazione, gli anni appunto dell'Accademia a Tunisi, che rivelano anche nei primi disegni, che io ritengo siano tra le cose forse anche molto, molto interessanti, proprio per la freschezza con cui venivano fatte e per il tema anche che lui affronta. Diciamo, con questo sviluppo lui cammina parallelamente ad una fase che è sicuramente quella del realismo, che sicuramente è stato il momento post-bellico più forte da un punto di vista dell'aggregazione
di un'idea di pittura militante, no? Ecco, il concetto, torniamo all'origine, questo rapporto tra politica e arte, e penso alle relazioni avute col gruppo romano, con Tuso, con Turcato, con tutto un mondo che la Raphael, eccetera, che era proprio figlio, no, di questo percorso. Ma però, ecco, avendo di fatto poi scelto, o probabilmente si è ritrovato nel percorso della sua vita, su di un doppio binario in cui quello politico era sicuramente talmente forte da essere un po', risucchiasse un po' anche tutte le sue energie per certi versi, questa libertà che la sua posizione gli ha lasciato gli ha consentito appunto di, come dire, di zizzagare, di muoversi con intuito, con divertimento, con una capacità, se vogliamo, compendiaria, no, dell'appunto testimonianza, che partendo, ripeto, da quella formazione, da quel momento culturale e artistico, ha poi di fatto riattraversato, se vogliamo, con grande piacere e libertà, un po' tutta una serie di passaggi che sono propri di questo Novecento segnato dal rapporto arte-politica, che nasce con le avanguardie storiche. Perché noi abbiamo, diceva appunto Olga prima, guardando la mostra, non era difficile soffermarsi su alcuni momenti in cui rivedi, ma qua vedi, ricorda il futurismo, qua il cubismo, qui c'è una, addirittura in quelle figure militari che, se sfogliate il catalogo, troverete, io ce n'ho proprio una qui davanti, sembra addirittura ricollegarsi alla nuova oggettività tedesca, ai Dixi-Grotz, no? A questa satira che in Maurizio era molto presente, che poi ritroviamo anche in un angolo della, diciamo, della raccolta, quando sempre con grande gusto, anche se sferzante come era nel suo carattere, mette a fuoco per esempio alcuni personaggi, diciamo, alcuni avversari politici particolarmente, diciamo, distanti se non contrapposti al suo modo di vedere, al nostro modo di vedere, come appunto Lauro, come Almirante, eccetera eccetera. Quindi ecco, anche lì questa vivacità riesce anche a consentirgli di fare delle digressioni continue proprio sui temi. Lui non ha un tema, diceva Giulio prima, appunto, alle riunioni appuntava, no, questi volti. Forse, ecco, diciamo che il ritratto è probabilmente uno dei caratteri che ritorna più frequentemente nel suo lavoro, ma probabilmente perché era quello che veniva più naturale dal tipo di vita che faceva, cioè le riunioni, gli incontri, lo stare in mezzo alla gente. Addirittura ricordo all'Unità si mise su un tavolino e cominciò a ritrarre le persone che gli erano attorno, fossero loro dirigenti politici, fossero l'ultimo degli operai, insomma non c'era una gerarchia, giustamente non poteva esserci, una persona come lui nei confronti dei temi che affrontava, ma c'era sempre invece questa freschezza e questa volontà di non restituire mai il personaggio per quello che era, ma cercare di andare oltre, cercare di dargli un tocco che, come appunto tutta una lezione di ritrattisti del Novecento ci aveva insegnato, provasse a indagare, sia pure in maniera rapida, perché molto spesso non erano nemmeno persone conosciute moltissimo, ma incontrate in quel momento, andare oltre e restituirci una verità in più, che poteva essere quella riportata dal suo tratto disegnativo. E questo discorso vale anche per le tecniche, perché le tecniche sono estremamente variegate, cioè Maurizio ha dipinto ovviamente, ma soprattutto ha disegnato con la matita, col carboncino, ha disegnato con le penne Biro, ha disegnato con i pennarelli, cioè ha utilizzato la tecnica, cioè in quel momento, avendo uno strumento, lui utilizzava quello strumento, senza che però questo, come dire, le desse la qualità generale del suo lavoro, che poi di fatto era sempre estremamente forte e riconoscibile, così come ricordava Giulio, anche quando si è misurato con i temi della scenografia, con i temi del costume, in cui per esempio c'è quella bellissima immagine del pretore Vincenzo, che forse è un po', come dire, un'icona, se vogliamo, no? del suo modo di interpretare una ritrattistica, in questo caso più presunta che reale, e la fantasia estrema di un'idea del teatro che lui aveva coltivato, credo, da sempre, perché le sue passioni per il teatro, per la musica, con tutti gli appunti, tra l'altro, che lui ha fatto durante i concerti di Musica d'Insieme, che è un'altra pagina molto, molto interessante, e poi questo catalogo, che io lo chiamo così, del tempo che lui viveva. Ecco. Ora, tutto questo perché è importante? Ripeto,
ripartendo da questo catalogo, perché libera delle energie di ricerca verso un tema che non può essere più tenuto nell'angolo, quasi, no, in maniera precauzionale, direi io, no? Perché è troppo vicino ancora il tempo per poter parlare in maniera serena di quegli anni, di quei personaggi, di quelle vicende, perché le urgenze di questa goffa politica attuale spingono anche le forze progressiste a creare solchi con la propria storia, piuttosto che invece a recuperarne tutto il bello, l'importante, il coinvolgente, il passionale. Ecco, tutto questo è più facile probabilmente grazie a operazioni come questa, cioè arrivarci attraverso le ramificazioni, le estensioni, le ricadute che la politica ha avuto nel campo della cultura e in particolare poi ovviamente delle arti visive, perché sono quelle che testimoniano, no? E c'è un repertorio iconografico che per esempio il teatro, ahimè, con più difficoltà lascia, perché il teatro è qualcosa che si vive e si compie nel momento stesso in cui ha le sue manifestazioni, le sue, diciamo, epifanie, no? Invece l'arte ha questo vantaggio di poter rimanere come elemento di riferimento, di studio e di ricerca compiuto. E da questo punto di vista io ritengo che un'operazione del genere vada assolutamente continuata, proprio perché da germi di questo tipo possono nascere delle riconsiderazioni molto più grandi, molto più ampie, e serviranno, spero quanto prima, a riposizionare tutto un mondo che si era, come tutti sappiamo, posto degli obiettivi forse anche troppo grandi, probabilmente utopistici, ma che grazie a quelle utopie aveva iniziato a far girare il mondo in una certa direzione. Grazie. Grazie a Stefano De Stefano. Mi viene in mente una cosa che appunto nei confronti con Lucia Valenzi emerge sempre, che ora le parole di Stefano restituiscono con chiarezza. Anche il confronto con gli avversari politici, racconta Lucia, è sempre stato un confronto tra gentiluomini in qualche modo, nel senso che Maurizio Valenzi si poneva in una posizione sempre di ascolto, non una posizione ciecamente ideologica, così come Stefano ci ricorda avviene anche nell'ambito artistico. Voglio dire, mi riferisco all'adesione al realismo, che non è un'adesione di partito, ma è un'adesione sentimentale in qualche modo. Cerca attraverso la lettura realistica della realtà, e quindi questa realtà che è soprattutto fatta di persone, di restituire una narrazione. A proposito della mostra Cent'anni in compagnia, Lucia appunto sottolineava come l'omaggio e non la commemorazione a Maurizio Valenzi debba passare attraverso quella che è la cifra più riconoscibile del suo essere stato un animale politico nel senso vero, cioè di aver voluto sempre una dimensione di grande socialità, e questa socialità è una socialità che passa attraverso la famiglia, passa attraverso gli amici, passa attraverso gli intellettuali. Il realismo non era un realismo di partito, un'adesione quindi a un diktat di partito, perché ad esempio è stato amico e anche promotore in qualche modo, anzi non in qualche modo, è stato promotore attivo della mostra di Sebastian Matta, per esempio, che si è tenuta nell'81, come ci ricorda Mimma Sardella, che intanto a cui chiedo di raggiungerti, così termino questa riflessione per poi appunto introdurre Mimma Sardella. Quindi ci restituisce l'intervento di Stefano, proprio mi restituisce innanzitutto quello in cui fermamente credo, che si trattasse di un intellettuale onesto, che sapesse appunto distinguere e scegliere senza la preoccupazione di dover necessariamente aderire a un pensiero forte, a un pensiero dominante, che ovviamente era il pensiero dei compagni del partito al quale ha aderito. La mostra Cent'anni in compagnia è anche per me fatta in compagnia, perché
quindi ha sicuramente un titolo che rimanda a molte cose. Innanzitutto è una compagnia che viene dall'aver potuto sempre condividere. Lucia faceva riferimento alle difficoltà. Le difficoltà sono quelle che abbiamo attraversato ognuno di noi, ovviamente. È una mostra questa che avremmo dovuto inaugurare, così come il catalogo l'avremmo dovuto pubblicare a giugno, e ovviamente non è stato possibile. E abbiamo fatto corse incredibili come organizzazione per la mostra, con lo staff ovviamente tutto della Fondazione Valenzi, così come Artem, la casa editrice Artem, ha fatto delle corse incredibili per poter arrivare a questo risultato, lavorando anche ad agosto. Devo fare appunto un ringraziamento particolare alle amiche di Artem, da Erika Daguanno, Viviana Ambrosino, Paola Rivazzo, che appunto non si sono assolutamente risparmiate in niente. E 100 anni in compagnia quindi significava lavorare in compagnia, lavorare in un clima di scambio e di confronto. E questo, devo dire, è stato possibile anche perché nelle scelte di Lucia e mia di presenze all'interno del catalogo abbiamo deciso di farci affiancare da Mimma Sardella e da Federica De Rosa, che purtroppo non è qui per un impegno improvviso, ma che appunto mi prega di portare a tutti voi i suoi saluti. Dicevo, appunto, due amiche che lavorano non solo come studiose di Maurizio Valenzi, in particolare Mimma Sardella, per un rapporto personale con la famiglia Valenzi e con Maurizio Valenzi, ma al di là del rapporto di amicizia c'è un trascorso, diciamo, proprio professionale che Mimma ha con Maurizio Valenzi, e ha potuto quindi nel suo contributo testimoniare, mettere insieme le sue competenze storico-artistiche con invece un pezzo di vita reale. A questo proposito voglio anche ricordare che una parte proprio della sezione del catalogo è dedicata a un progetto della Fondazione Valenzi che si chiama Raccogliere Semini. Dico a questo proposito perché appunto c'è anche un ritratto di Mimma Sardella all'interno di questa sezione, che è un progetto più ampio che la Fondazione Valenzi compie ormai dal, credo, 2013, ed è un progetto di digitalizzazione di tanti ritratti che Maurizio Valenzi realizzava e poi regalava appunto ai suoi amici. Ed è un progetto che con un racconto sì, che accompagna che narra il momento in cui questo ritratto, l'occasione in cui questo ritratto è stato appunto realizzato. Ed è un progetto che è cresciuto tantissimo. Erano pochi i ritratti che nel 2012 abbiamo pubblicato sempre nel catalogo edito da Artem della mostra fatta a Palazzo Valentini a Roma, dove anche c'era appunto un contributo di Mimma Sardella. Ripubblicati con le integrazioni che rendono quindi ormai questa sezione una sezione molto corposa di questo catalogo. Però vorrei appunto lasciare a Mimma Sardella la possibilità di raccontare in modo breve di appunto raccontarci come il suo interesse di studiosa, di storica dell'arte, funzionaria, poi direttrice, dirigente del MIBAC, si è incrociato anche, no, con l'attività invece artistica di Maurizio Valenzi. Bene, io ho scritto anche, sono stata fortunata. È vero, io lo sono stata, e al contrario di Olga, che lo ama profondamente allo stesso modo, io ho avuto la possibilità di vivere molti momenti della mia vita insieme a lui, proprio da vicino, parlando di quello che ci stava a cuore, più che della politica, sulla quale eravamo in linea ovviamente,
dell'apprezzamento, della raffigurazione dell'arte, del mondo dell'arte, delle competenze, ma anche quelle mancate, che erano una sua aspirazione costante. Non c'era momento in cui io lo incontrassi a casa anche, che non aprisse il suo cassetto e mi facesse vedere qualche altra cosa. Guarda, guarda, vedi questo, che cosa posso fare, i quadri, il suo bisogno anche di tramandare, che lo costringeva a vedere al di là della sua vita subito che cosa sarebbe stato di quello che era la sua produzione, quello che sentiva, il suo sentimento. E questo era molto privato, perché Maurizio Valenzi aveva chiaro il suo progetto politico. È come se soltanto nel privato volesse raccontare le sue esigenze di porsi come operatore d'arte. Non aveva la volontà di esibire, anche se era stato per formazione uno che affrontava con l'arte. Non dimentichiamolo, io questo lo scrivo e ne sono convinta, perché i suoi disegni, forse più delle opere pittoriche, che sono meno dei suoi disegni numericamente, ci portano a questo indizio, perché è quasi un indizio. Lui non la raccontava facilmente in pubblico, anche se Lucia tiene molto a questo, a tenere chiara la figura anche professionale di Maurizio artista. È così. Quindi le dobbiamo molto, perché se non ci fosse stata a garanzia Lucia, che è stata mia compagna di studio all'università, quindi la nostra è un'amicizia molto antica, anche individuale tra me e lei, ecco, forse avremmo perso molto, senza forse. E inoltre dedicava poco spazio alla sua manualità effervescente, perché voleva essere soprattutto un politico. Io stanotte ho letto Il lavoro dello spirito di Cacciari, in cui lui decide di mettere a fuoco la professione del politico. Cioè, non può essere un politico prestato da altri effervescenti modi di vivere, dico effervescenti per non dire altro in questo momento di buio totale. Voleva essere un politico, e ricordo anche una piccola cosa, una piccola esperienza personale, quando mio marito scriveva sulla Voce della Campagna, eravamo giovanissimi tutti e due, e Maurizio ebbe a dire a lui di fermarsi, di non essere così critico col partito, perché eravamo un po' figli della sinistra universitaria, un po' più, insomma, focosi in certi tratti, poi l'esperienza ha dato l'altro. Bene, era molto attento al significato anche delle parole, oltre che della sostanza della politica, ed era quasi un missionario della politica. Ne aveva fatto la sua missione da giovane, lui studiava in accademia, aveva studiato il disegno, sapeva benissimo che il disegno era parte della pittura, la composizione, la ripresa dal vivo nelle accademie, e qui non devo dire altro perché ho professori, direttori, docenti, eccetera, professionisti, e ancora oggi le accademie sono fondamentali per chi vuole fare arte, non tanto il critico, ma il faber, quello che costruisce l'immagine, e la rappresentazione dal vivo è la più immediata, e il disegno costituisce l'arte, la pittura, è sostanzialmente quello che viene prima. Da poco si è capito pure che la Gioconda di Leonardo è stata fatta con lo spolvero, quindi le sinopie dicono tanto, insomma, chi studia questo ambito ne sa bene il progetto. E quindi questo tratto felice, io torno a dire, del disegno di Maurizio è di una freschezza, di una semplicità, senza mai utilizzare, soprattutto quando fa dei disegni a pennarello. Il pennarello è tragico, non si può mai riafferrare il contorno. È rapido, è senza fughe, senza interruzioni, e decide che cosa dare nel segno e l'espressione. Io mi sono soffermata
a valutare di più nel catalogo i disegni degli anni del Maghreb, insomma, quindi questi disegni rapidi che valutavano soltanto negli occhi, nell'espressione delle corporature, ma negli occhi la sensibilmente, come sapeva afferrare lui, la tragedia della vita di queste persone, la tragedia perché lo facevano, il tragico è qualcosa che come il dramma si lavora, si esperisce. E questo lui lo dà nel dettaglio con un guizzo, ma bisogna elaborare anche un modo di guardare, di rapportarsi al disegno, che è un pezzetto di carta, è piccolo, non è un'effervescenza di colore. Noi siamo abituati oggi a guardare i colori. Non c'è più l'immagine disegnata sotto, non c'è più il dipinto che raccoglie il dato reale. Sono esperimenti diversi, sensazioni, e quindi si stende il colore sulle tele, si immagina soltanto la luce. Certamente è un modo di guardare altro, però è come se i grandi pittori che hanno dato la nostra cultura, hanno formato la nostra cultura grande, grandiosa, abbiano dato questo. Pensate alla pittura tonale veneta e noi guardiamo solo il dietro dell'immagine, no? Diciamo con un disegno d'infinito, forse perché non sappiamo raccogliere più l'immediato, il rapporto tra noi e il vicino. Bene, questo Maurizio lo dava sempre, è emozionante vedere i suoi disegni, ma è emozionante anche guardare soltanto uno che io poi ho distinto, questo A Sud di Sfax del 37 addirittura, dove queste casette piccole, sempre uguali, contornate tutte semplici, con grande semplicità, poi ci sono queste palme che strabordano, quindi è una natura che viene fuori e il rapporto è quello dell'uomo, dell'habitat, ma anche nella natura. Cioè pensate, non dico un ecologista ante litteram, però il discorso era quello: noi dobbiamo vivere assecondando il nostro contorno, il nostro vicino e il nostro contorno. Questo linguaggio, che non è mai stato approfondito, noi l'abbiamo molte volte preso in esame, raccontato tra noi, volevamo costruire qualcosa, però nei tempi della politica diventavano stretti. È come se c'era una specie di pudore, no, ad affrontare troppo all'aperto tutto questo. Non so se voi, che avete anche avuto modo di essere accanto a lui, avete notato questo aspetto. E invece lui ne sapeva molto. E anche nei disegni ultimi o quelli più ragionati del suo mondo politico, anche Bruxelles, dove raccoglieva simpaticamente, io mi ricordo Berardo Impegno, per esempio, con quel collo che diventa gorgiera sovrapposta. Cioè un disegno che quasi alla Daumier, ma mai alla Lautrec, un po' caricaturale, un po' segnato, non diventa mai una caricatura, è l'esperienza simbolica che viene fuori, no? Il simbolo che racconta. Quindi l'interesse per la persona che sta accanto, che mai gli viene meno nel tratto del disegno, mai. E questa è un'esperienza che non sempre vale per gli altri, perché sì, si può fare un bel disegno dal vero, anche vasi, fiori, nature morte, ma non si racconta la vita passionale da individuo a individuo. E lui aveva passione nella suo fare, come passione politica, perché lui ci credeva. E quello che era il suo abito morale, etico, sempre, ma anche di rapporto, di rapportarsi agli altri, con la sua signorilità, sempre, mai perdere un momento le cosiddette staffe, nonostante fosse molto duro, molto rigido all'esterno, sì, vabbè, qualche volta, però mediava molto. Io questo disegno che ho piccolino, ma perché? Perché lui avrebbe voluto tanto poi riprendermi, sì, potevamo, ma lo fece schizzandolo in una riunione, quindi ho gli occhi chini, questo è il mio profilo, io non ho lo sguardo attento perché sto lì a scrivere e lui lo fa benissimo questo, perché abbassa gli occhi anche al suo disegno. Ed era una riunione
diciamo politica, però politico-culturale, perché era un grande progetto del Sud che poi non si è manifestato mai. Diciamo che Vincenzo Scotti lo volle elaborare, avemmo questo incontro, andammo con l'aereo insieme a Palermo, sembrava che potesse planare, e poi la fine di un ministero, detto la fine del progetto, perché non è una corona che si dà in cambio, è quasi papalina la nostra politica, no? Che chi viene dopo distrugge quello che viene prima perché deve far vedere che fa meglio, e no. Non si ricomincia mai da capo, si deve sempre raccogliere, noi lo sappiamo bene. Quindi io vorrei dire tante altre cose, però il racconto mio potrebbe essere troppo esistenziale dal mio punto di vista, proprio del rapporto con la famiglia, con quella che è stata la mia consuetudine. Vi racconto, avevo mio figlio che ora ha 46 anni, quindi insomma non è giovanissimo, avevo 2 anni, 1 anno e mezzo, e lui lo teneva in braccio, gli regalò un cappelluccio, gli faceva cioè delle cose proprio tenerissime di un uomo che viveva la sua vita su tanti aspetti, generoso nel dare, nel fare, e generoso anche nel proporsi, sempre. Io lo ricordo così. No, grazie a Mimma Sardella. Ascoltandola appunto raccontare come l'occasione nella quale è stata ritratta da Maurizio Valenzi mi fa appunto pensare proprio anche a questa varietà nelle scelte di Maurizio Valenzi, di a volte ritrarre chiedendo ai suoi soggetti di mettersi in posa, altre volte invece un po' a rubare quell'atmosfera, perché insieme al soggetto ritratto ci restituisce anche l'atmosfera, e quindi sappiamo tanto. Attraverso la visione di quei disegni è possibile quindi entrare nelle riunioni politiche, nelle riunioni di famiglia, è possibile nelle riunioni, ma anche nei momenti invece di svago della famiglia, perché di questa enorme produzione grafica di Valenzi, di cui la mostra e ovviamente il catalogo, che non è il catalogo della mostra ma è il catalogo della grafica, hanno richiesto una severa selezione di un repertorio vastissimo, una collezione, solo quella della famiglia Valenzi e della Fondazione Valenzi, che conta più di 700 disegni, vari disegni che mentre appunto li guardavamo, io uso sempre il plurale perché, vi ripeto, è stato veramente un lavoro corale, un lavoro di squadra, e l'unico modo, tra l'altro, a mio avviso, in cui effettivamente si possono ottenere dei prodotti significativi, che abbiano poi una possono essere argomento quindi di dibattito e non semplicemente uno specchio di un pensiero univoco di un curatore. In questo appunto lavoro di selezione più volte mi chiedevo quanto stessimo entrando all'interno di una vicenda proprio molto intima e molto privata, ma non solo per i contenuti, proprio perché Maurizio Valenzi, accanto, parallelamente alla vicenda politica, che è quella più nota, ha una biografia artistica intensa, che non viene solo dalla formazione, quindi da un momento iniziale di interesse agli studi artistici a Tunisi, presso l'Accademia di Belle Arti, e quindi un periodo molto felice, un periodo in cui studia con uno dei suoi compagni di studi, Antonio Corpora, con il quale poi aprirà anche uno studio a Via Margutta a Roma, ma poi si aggiorna anche per motivi, fa questo viaggio a Parigi non per motivi culturali, già per motivi politici, ma è inevitabile che si rafforzi in lui tutta la conoscenza dei linguaggi plurali dell'École de Paris. Quindi c'è questa, non è una vocazione, come dire, soltanto giovanile e che appartiene quindi alla formazione culturale, ma è una vocazione che lui riesce
a grande fatica a mantenere viva. E quindi accanto a questa biografia politica, parallelamente, scorre una biografia invece artistica, che vede Maurizio Valenzi esporre a un curriculum, appunto il catalogo dei disegni di Maurizio Valenzi riporta appunto un curriculum artistico di Maurizio Valenzi con mostre personali e collettive. E certamente dove accanto al curatore Maurizio Valenzi avrà detto tanto, no? Avrà comunque indirizzato anche la selezione dei disegni da esporre. E invece qui stiamo facendo un'operazione che ha per noi un peso, no? Abbiamo una responsabilità in qualche modo, perché stiamo anche mostrando ma anche all'interno delle pagine di questo catalogo, una parte della produzione che Maurizio Valenzi non aveva mai esposto. Con Lucia molte volte, Lucia Valenzi, che conosce molto bene questa produzione, improvvisamente la stessa Lucia mi dice: ma io questo disegno non me lo ricordavo. Perché ovviamente lo stesso curatore, quando ancora Maurizio Valenzi è vivo, indirizza le scelte utilizzando dei parametri che sono diversi dai parametri che posso utilizzare io. È giusto che sia così, perché la mia responsabilità curatoriale è una responsabilità che deve produrre una nuova riflessione su una produzione che non si è ancora mostrata, se non velocemente in breve parte alla mostra a Roma, dove insieme a qualche disegno politico abbiamo portato anche disegni di altro tema, con altri soggetti. Maurizio Valenzi è, dicevo in apertura, voleva fare il pittore, cioè dichiara, ci sono più passaggi in cui prima ancora di dire voglio essere artista dice voglio essere pittore. Ed è interessante questa dichiarazione. Ricordo che una delle prime volte che mi confrontai con Lucia nel 2012, io non conoscevo la produzione artistica di Maurizio Valenzi, quindi quando nei primi incontri con Lucia Valenzi, una delle prime cose che ricordo ancora con chiarezza fu: guarda, Maurizio, mio padre, adesso faremo una mostra di pittura, però assieme a questa emergenza, evidenza della pittura, mio padre in realtà, anche quando per alcuni anni non ha potuto più dipingere perché le urgenze politiche richiedevano la sua partecipazione completa, la sua dedizione completa, perché aveva degli incarichi istituzionali, perché era a Roma, perché la pittura dei tempi lenti, mio padre non ha mai smesso di disegnare. Quindi è rimasta già allora, nasce questa curiosità per il disegno. Nella mostra del 2012 era un disegno soprattutto politico, pochissime erano le opere in mostra, le opere grafiche in mostra. Quando poi l'anno successivo invece mi chiede Lucia un affondo su un altro ambito, non più la produzione di Maurizio Valenzi, Lucia mi chiama per chiedermi invece di sistemare la collezione privata, personale di Maurizio Valenzi. Ecco che lì inizia una conoscenza diversa, cioè si capisce proprio quell'attenzione che ci dicevamo prima insieme a Stefano, attraverso anche Stefano, certamente ha un contesto culturale assolutamente complesso, in cui non c'è un gusto, non si può rintracciare in quella collezione il gusto del collezionista, c'è invece il rapporto di relazione tra l'artista e Maurizio Valenzi, perché l'artista regala a Maurizio Valenzi la sua opera, e quindi lui ha una collezione che ci racconta parte della città, ci racconta i legami, ci racconta i rapporti, ci racconta degli intrecci. Ed ecco quindi che sempre di più con Lucia ci siamo chieste invece quanto fosse a quel punto necessario, una volta raccontato un pezzo di vicenda che era quella legata alla produzione pittorica ben più nota del Maurizio Valenzi artista, quanto invece non fosse necessario far riemergere una storia più sotterranea che appartiene
nella conoscenza comune di tanti, appunto, a quel ricordo che anche Mimma Sardella ci restituiva, cioè di un Maurizio Valenzi che durante una riunione, durante un incontro di lavoro, semplicemente andandolo a trovare a casa, schizzava il ritratto della persona che gli era di fronte e lo regalava. Affondando quindi, facendo un affondo, facendo un approfondimento sulla grafica, si scopre che effettivamente il disegno lo accompagna come esperienza creativa assolutamente quotidiana. Basta guardare, abbiamo tenuto molto, e in questo appunto Artem, gli amici di Artem ci hanno aiutato a mantenere fedele quanto più possibile anche il contorno del disegno, quindi il supporto, riportare il supporto completo, integrale della carta su cui Maurizio Valenzi disegnava, perché molto spesso, quasi sempre, è una carta assolutamente comune, non è una carta da disegno, non sono schizzi preparatori e quindi se non è uno schizzo preparatorio per qualcos'altro. Chiaramente fanno eccezioni i bozzetti per le scenografie teatrali e altra produzione, chiaramente, in cui riconosciamo poi uno studio che porterà, ma sono rari questi esempi, a un dipinto. Ecco che noi siamo di fronte ad una produzione che ha una dignità, una sua autonomia e deve essere studiata proprio perché si possa raccontare di questa produzione. Noi l'abbiamo fatto in questo catalogo, ovviamente, sempre con l'idea che poi verrà qualcuno, no? Che continuerà questi approfondimenti che noi abbiamo fatto. Scopriamo quindi che la carta intestata del Consiglio Comunale, la carta intestata del Senato, le carte delle banche dove probabilmente aveva il conto corrente o le carte del Parlamento Europeo diventano i supporti privilegiati su cui Maurizio Valenzi realizza questi disegni. E che cosa sono questi disegni? Un po' la mostra in questo ci ha aiutato, no? A fare poi una riflessione su come avremmo dovuto sistemare all'interno del catalogo i disegni. Ci raccontano di temi vari che vanno dalla famiglia, certamente, una famiglia raccontata nella dimensione intima e introspettiva dei rapporti, delle relazioni, degli affetti, delle tenerezze. Una famiglia messa in posa o una famiglia appunto un po' le cui pose vengono invece rubacchiate nei momenti di svago. Ma poi c'è il tema degli amici, un tema predominante quasi insieme a quello della famiglia. Incontriamo da Paolo Ricci, che appunto Giulio Baffi di cui Giulio Baffi ci ricordava, ma incontriamo Moravia. Incontriamo Luigi Cosenza, incontriamo intellettuali, incontriamo tanti politici, anche Picasso, ma ha immaginato di poterci introdurre all'interno appunto delle sue relazioni. Io credo che siamo di fronte a un discorso di un intellettuale che si cala all'interno di una comunità e ci vuole descrivere, raccontare di questa comunità. Sappiamo che cosa dice, come si comporta. C'è il politico disattento, il politico che sbadiglia, durante le riunioni c'è chi scrive, chi si rilassa, chi si stiracchia, chi è evidentemente annoiato. Questo invece passaggio invece a altri temi, come per esempio il tema del viaggio, i paesaggi, le nature morte, ci portano invece a una dimensione completamente diversa. Lì c'è una maggiore anche libertà in qualche modo, no? Si concede forse in alcuni momenti anche un disegno un po' più infantile, cioè una sperimentazione quasi appunto di un disegno che possa riportare attraverso il colore, perché lì emerge il colore nei paesaggi, la propria emotività. Quindi non tanto più il soggetto rappresentato quanto la propria intimità e la propria emozione
rispetto a quel paesaggio, quindi ci dice qualcosa di lui e non più della persona ritratta in questo caso. E velocemente vorrei ancora dire una parola sulla, su un repertorio non ampio, devo dire, ma molto significativo, tanto significativo da averci indotto a chiedere a Sergio Staino un intervento sul catalogo. Sia Giulio Baffi che Stefano De Stefano, appunto, nel raccontarci di questi disegni politici fanno riferimento, ma anche Mimma Sardella, appunto, all'eleganza, sempre alla signorilità, con cui però commenta, anche quando magari non è un commento scritto, ma commenta in realtà il soggetto che va a ritrarre. Ed è molto divertente, poi quando questo commento diventa anche un commento verbale, quando appunto troviamo la vignetta, che vignetta diciamo propriamente non è, perché mancano alcune caratteristiche. L'amico e collega Ernesto Pugliese, che ci ha dato una mano significativa per l'individuazione delle tecniche, Stefano faceva riferimento anche alla questione appunto della tecnica, della varietà delle tecniche. Effettivamente poi abbiamo scoperto che alcune volte utilizzava la posa del caffè, altre volte raccontava Lucia, perché non, a occhio nudo tutto questo non è possibile, ci racconta rintracciarlo, ma ci raccontava Lucia che alcune volte utilizzava proprio il tabacco del sigaro per, sul foglio di carta. Allora, in questo repertorio, che dicevo non è particolarmente vasto ma è molto significativo, ci ha indotto a chiedere un contributo a Sergio Staino, perché lo sguardo non poteva certamente essere il nostro su questo argomento. E vi chiedo appunto poi di avere la voglia, spero che avrete la voglia di leggere quelle pagine di Sergio Staino, perché appunto si dice assolutamente meravigliato. Non conosceva questa produzione, non aveva mai avuto tra le mani questi disegni, questi, appunto queste vignette, molto virgolettato però, di Maurizio Valenzi, e ne traccia un profilo molto interessante. Certamente con quell'eleganza e quella attenzione a essere ironico e mai sarcastico, che diciamo è un tratto di grande eleganza e di raffinata intelligenza. Quindi io in realtà vorrei non trattenervi oltre, volevo appunto ancora ringraziare non solo voi che oggi avete partecipato, volevo veramente ringraziare la Fondazione Valenzi, quindi Lucia Valenzi, il segretario generale Salvatore Verbale, tutto lo staff di donne della Fondazione, le amiche e colleghe che hanno voluto partecipare a questo progetto, e un grazie particolare veramente per le parole molto importanti di riflessione, perché vanno nel segno di Maurizio Valenzi, secondo me, sia le parole spese da Giulio Baffi e quelle che abbiamo ascoltato da Stefano De Stefano vanno nel segno di Maurizio Valenzi, nel senso sono degli strumenti per delle riflessioni di carattere sociale e quindi politico. Grazie.